seguitemi, 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 seguitemi. Tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Tutti quanti seguitemi, 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 seguitemi. Tutti quanti seguitemi, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti seguitemi, 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 seguitemi. Tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti seguitemi, 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 seguitemi. Non mi basta niente stomaco, certi fatti mi danno un po' po' vomito. Io non la chiamerei follia, ho una voglia di evadere che mi porta via. Lavoro troppo e non sono mai a casa mia. Accumulo stress, te l'ho detto, anche colpa mia. Se avessi fatto il corso di farmacia, a quest'ora avrei una laurea e comunque sia. Dimmi quanti laureati hanno la garanzia di non finire lavapiatti in pizzeria. Piacere, mi chiamo Fibra, lei è la mamma. Lo sa che sua figlia a 16 anni è già una cagna e gira in classe con la pancia mezza nuda davanti a un professore che ha gli occhi di un barracuda. Il mio stipendio assomiglia a un'utopia. Voglio andare in vacanza, me ne vado in Tunisia o magari in Mar Rosso, non dirmi che è vietato. Sarò così sfigato da finire in mezzo a un attentato. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente di stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente di stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Quattro giorni a Canazei, neanche immagini le cose che potrei. Potrei spararmi un colpo in testa se mi sveglio una mattina di fianco a un gay. Potrei, potrei perdere la memoria se vedo la mia ex che si è fatta suora. Potrei demolire questa vecchia scuola, potrei allagarla con la carta stagnola. Potrei non avere compagnia per copersi milioni alla lotteria. Ma dimmi, tu ci credi alla lotteria? Lo conosci uno che ha vinto alla lotteria? Ho chiamato Vanna Marti in segreteria per vedere quanti soldi mi vanno via. Ma cosa faccio? Denuncio alla polizia? Lo dica Striscia, lo vedi, questa è democrazia. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente di stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente di stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Hai visto una ragazza scendere dalla moto? Il secondo roppo è morta cadendo nel vuoto. Quel ragazzo che pensava le facesse per gioco, ma l'avviso di quel buco l'hanno messo un po' dopo. Giri in macchina, faccia sfatta, mentre guida il telefono metto la cravatta. 5 morti su 10 per guida distratta. Questa assurda statistica che ce l'ha fatta? Eppure questo camion tra un po' mi schiaccia. Non ho mica il Van Gogh, a chi dai la caccia? La senti questa voce, la vedi questa faccia? Io sono Fabri Fibra, cazzo straccia. Non voglio figli e miei lo sanno, perché non mi fido più delle scuole che fanno. Questi tetti che crollano, ma dove vanno? Mica posso contare i bambini morti ogni anno. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente di stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente di stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, 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 qua al bagno, quando si può fuori il bagno. No, io devo, devo, in questo momento devo toccare qualcosa. Cosa volessi? Fatemi toccare, fatevi toccare. Sto staccando, non ti devo, perché sono le sbavo. Ma tu sei un uomo un po'. Sì, guarda, cioè, il cazzo più grosso del mio. Sì. Radio ID Italia. Ascoltaci su www.iditalia.com. ID Italia, la radio degli italiani nel mondo. E vediamo un po', amici, se quest'oggi Mozilla Godzilla farà le bizze come ieri ci ha un attimino interrotto nel bel mezzo del cammin di nostra via. Un buongiorno vi giunga da una fredda, ahimè, invernale, con risucchio di naso in diretta a Varsavia. Abbiamo detto che è il 26 di febbraio e siete in compagnia di Enrico. Questa Radio Italia si chiama Rassegna Stampa, ma in realtà è molto di più o molto di meno, a seconda del punto di vista e a seconda di come vogliate vederla. Ebbene, amici, come sempre ricordiamo, consigliamo a coloro i quali sono contrari a questo tipo di linguaggio di cambiare web radio, così come ricordiamo che i personaggi a volte che noi citiamo sono frutto della nostra fantasia, quindi non c'è
alcuna cosiddetta intenzione diffamatoria. Detto questo, c'è una un'osservazione che mi sento di voler fare subito insieme a voi, dovuta a questi cambiamenti provenienti dalla diciamo questa nuova, oramai neanche troppo nuova, questa social virtuality, talmente social che inizia anche a rompere i coglioni un pochettino. Ieri mi trovavo in una selva oscura, no, mi trovavo, non ha importanza dove, e osservavo tutti quanti alienati, cioè in un tavolo c'erano svariate persone, ognuno con il suo telefonino a spippettare. È una droga, che ci vogliamo fare? Vogliamo negarlo? Insomma, non è cosa semplice. Comunque, sentiamo questo monologo del grande Enrico Brignano. Di meno, ma che c'ha più applicazioni. Sappiamo, pieni di app. Tutte app qua, app, ce l'hai questa, ce l'hai tu questa, guarda questa che bella, guarda, e noi abbiamo Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Viber, Shazam, Skype, WhatsApp è una droga, sniffiamo WhatsApp tutti. Pure i signori i vecchi in pizza alla fossa, si WhatsAppano. Tutti a WhatsAppare. WhatsApp è l'infamità assoluta, perché è uno spione WhatsApp, perché dà il doppio visto, sa quando tu stai scrivendo, sei online, per cui se tu vuoi vedere uno che rompe i coglioni e che cosa ti ha scritto, non lo puoi vedere, lo vedi da lontano, perché lui lo sa che tu l'hai visto, lui lo sa che sei online, che scrivi a un altro e no è a lui, e tutto così, il doppio visto. Se c'è il doppio visto e tu hai mandato una foto e quello non ha commentato, non ha scritto, e tu rimani perché non mi riscrive? Ti prende un'angoscia, ti senti una nullità, perché non mi riscrive? Sono passati 3 minuti e non mi ha riscritto. Mamma, perché non mi riscrivi? Ho mandato una foto del bimbo, tu non mi riscrivi, guarda mamma, sono passati 15 minuti, perché non mi riscrivi? Allora ti prende l'angoscia e chiami direttamente, mamma! Ma perché non mi vuoi più bene? Perché non mi riscrivi? Perché? Stavo cagando, che è successo? Siamo talmente folli, pieni, che nessuno ci fa osservare quanto siamo dentro questa cosa, e nessuno ci fa capire che WhatsApp poco tempo fa stavano tentando di mettergli un prezzo. Talmente siamo drogati di WhatsApp che uno che voleva guadagnare miliardi, giustamente, perché non gli bastavano le pubblicità, i banner che mettono sotto, voleva mettergli un prezzo, 0,89 centesimi, una tantum. Noi... una rivoluzione? No, come? 0,89 centesimi? Bastardi! Bastardi, no! La nostra libertà di cittadini liberi! La CGL, CISL, UIL ha organizzato camionate di gente con WhatsApp libero! WhatsApp libero! In Parlamento, tu a Roma, sotto i bastardi, WhatsApp libero! No, 0,89 centesimi! No, troppo! Va bene l'IMU a 3.000 euro l'anno, non importa! Lasciate i parlamentari in questo numero di merda, dategli 20.000 euro al mese, ma WhatsApp a 0,89 centesimi non esiste. No! La rivoluzione! Iditalia, la radio degli italiani nel mondo. Quanto vi ha già rotto le palle la parola petaloso? Però forse non tutti ricordano Forattini, per una pubblicità, non so se era la Fiat Uno, si era inventato risparmiosa e definirono quella pubblicità vomitosa. E oggi il nostro simpaticissimo paraculoso premier ne approfitta per agganciarsi a questa simpatia generata da questo bimbo fantasioso, oso. E quindi la parola spunta anche in un testo di botanica nel 1693, ma era stato forse un errore a quel tempo. Quindi il nostro premier possiamo tranquillamente definirlo
paraculoso, paraculoso dopo 3 anni. Buongiorno, buongiorno dopo 3 anni, no, dopo 3 anni però. Un buongiorno a Simone che si è sintonizzato tramite Spreaker e a tutti gli amici che ci seguono oggi. Volevo ricordarvi che, facciamo un po' di pubblicità, qui noi a Varsavia ci incontreremo presso il bar dell'amico Massimo, in ulica Svuota 6, per farci un aperitivo all'italiana. Chi c'è c'è, chi non c'è, insomma, se la faccia mettere intercooler. Bene amici, 2 anni di Renzi e il nostro grande ironico Crozza ha definito con questa gag che andiamo ad ascoltare, non so se tu, qualcuno di voi magari se l'è persa, di martedì magari eravate intenti a guardare qualche Champions League, parleremo anche di calcio fra un po', ahimè, non è andata benissimo, non è andata benissimo. Auguri, anni, 72 anni di bellissimo governo. Tanto auguri. Si sono spente le candeline, comunque questa non la mangio, perché ingrassa, la diamo alla Cirinna, che in questo periodo sta ingoiando di tutto. Bene, ciao Giova, ho compiuto 2 anni di governo, già 2 anni. 2 anni da quando ho vinto le... da quando sono stato scelto da... da quando ho battuto... come passa il tempo, Giova? Quando non ti ha votato nessuno, eh? Però... però... signori miei, in solo 2 anni abbiamo ottenuto risultati strabilianti. Ho qui le slide. Abbiamo aumentato il debito pubblico, diminuito la spesa per istruzione e sanità, aumentato la pressione fiscale... abolito la tassazione sui mega yacht. Quante volte ti dico di darmi le slide farlocche, non quelle vere, che poi mi confondo di rischio. Ma il successo di cui vado più fiero è un risultato che sulla carta sembrava impossibile. Non c'era riuscito nessun altro governo. Prendere ordini da Alfano. Signori miei, sulle adozioni noi del PD abbiamo fatto il massimo. Abbiamo adottato Alfano. Povero angelino, nessuno lo voleva. E poi dicono che il PD non ha un cuore. Certo che ce l'ha. È l'NCD. E voglio chiudere con una buona notizia, perché il 22 dicembre inaugureremo la Salerno Agrigento. Lo so, avrebbe dovuto fermarsi a Reggio Calabria, ma Angelino ha insistito per arrivare fino a casa dei suoi. Oh, Dio. Giova, però, 2 anni di governo e Renzi ha detto che ora ce ne toccano altri 2. È un 2+2, è come un contratto di locazione col tacito rinnovo, no? Solo che i contratti bisogna firmarli. Giova, tu hai firmato? Qualcuno di voi ha firmato? No, perché io non ho firmato un cazzo. Comunque, comunque, Giova, no, guarda, no, no, non si fa così. Guarda che, Giova, da come sta finendo sulle unioni civili, guarda che Alfano ne esce come un grande statista, L'avevamo sottovalutato un po' tutti, sembrava lo scemo del villaggio, e invece era scemo tutto il villaggio. E da giovedì il governo... e vabbè, ridete, applaudite, fate così, continuate. Da giovedì il governo metterà la fiducia sulla Cirinà. Quindi, ricapitolando... in poche ore siamo passati dal voto di coscienza al voto di fiducia, perché non c'era nessuna fiducia su chi votava per coscienza. E comunque, dalla legge Cirinna, sono sparite le adozioni. Infatti tutte le associazioni omosessuali sono in rivolta, cioè praticamente Renzi, per evitare lo scrutinio segreto, ha preferito lo sputtanamento palese. Per forza. Bisognava mediare coi cattolici in Parlamento, non è stato semplice, perché le posizioni iniziali erano molto distanti. Da una parte si voleva una legge sulle coppie di fatto, dall'altra si voleva il nulla di fatto. Meno male che la Cirinna si vota entro venerdì.
No, perché se la trattativa con i cattolici va avanti ancora un po', a forza di mediare, in 2 settimane ci tolgono anche il divorzio, il voto alle donne, rimettono il delitto d'onore e ci bucano anche i preservativi. No, ma... Però... Però c'è da dire che in tutto questo va notato che il Papa Francesco non ha detto una parola, un gigante. Io non mi mischio di queste cose per il grande rispetto che nutro verso l'organo che decide le leggi dello Stato, la CEI. Comunque vada a finire la Cirinna. I veri accordi sottobanco li scopriremo soltanto fra 5 anni, quando usciranno le intercettazioni della NSA, l'Agenzia Americana per la Sicurezza. No, perché gli americani ascoltano tutto. Oggi è uscito che intercettavano Berlusconi quando era premier. Sai, quando parlava con Gasparri, Minetti, Tarantini, Nani, Troia, Cani, Brunetta. Ecco, tutto. Registravano tutto. Ma tu pensa... Quel povera gente in una stanzetta al Pentagono tutto il giorno con la cuffia ad ascoltare la più grande gigantesca mole di puttanate del pianeta. A un certo punto pare che al Pentagono abbiano sentito una voce metallica che diceva: sono il satellite, per favore basta, spegnetemi. Che forte Berlusconi però, Giova. Oggi sul giornale ho letto che è diventato vegetariano. Ora, il fatto che fosse la frutta un po' si era capito, no. Però diciamo che oltre a Silvio, alla frutta c'è un po' tutto il centrodestra, ormai non è più una coalizione, no? Sembra un mercato ortofrutticolo e Bertolaso è il cetriolone. Da quando lo hanno scelto come candidato sindaco per Roma, in una sola settimana Bertolaso è riuscito a dire che vuole aiutare i Rom, che voterebbe Giachetti del PD e che stima Rutelli. Cioè praticamente al momento Bertolaso è l'uomo più a sinistra del paese, più che candidarlo a Roma sarebbe perfetto per L'Avana. Potremmo riassumere così: Bertolaso nel centrodestra ha portato la stessa armonia, lo spirito di collaborazione e la stima che oggi c'è tra Spalletti e Totti. Comunque Totti e Bertolaso non sono così distanti come sembrerebbe, almeno una cosa in comune ce l'hanno: entrambi prima di scendere in campo hanno bisogno di un massaggio. Ciao Giovanni. Dove governano cani e porci, benvenuti nel paese dei malotti. Dove i conti spaventano le nostre notti, benvenuti nel paese dei malotti. Dove sono tutti benvenuti ai nostri porti, benvenuti nel paese dei malotti. Lavori nero, morti bianche, sangue negli occhi, benvenuti nel paese dei balocchi. Benvenuti nel paese dei santi e dei corrotti, benvenuti nel paese dei balocchi. Dove no giustizia, vige legge filigrana, dove chi più mangia ruba e chi non mangia paria. Il governo che ci fotte, ma nulla di importante, ormai quel che ti fotte è Belen senza mutante. Sempre più arrogante, lo trovo eccitante, come una crociera senza GPS comandante. Da Silvio a Romano troppi buchi nella lista, e dopo l'era Monti chiama pure l'analista. Visione pessimista e non trovi via d'uscita, la speranza nel progresso è già bella che è finita. Lo sport della domenica, amici Italia 1, distraggono la mente per spingerlo nel da Borsellino a Schettino, da Falcone a Costantino, dall'Italia che pensava a quella che descrivo. Dove governano cani e porci, benvenuti nel paese dei malotti. Dove i conti spaventano le nostre notti, benvenuti nel paese dei malotti. Dove sono tutti benvenuti ai nostri porti, benvenuti nel paese dei malotti. Lavoro in nero, morti bianche, sangue negli occhi, benvenuti nel paese dei malotti. Famiglie e imprese controllate dallo Stato, serande chiuse, la morte del mercato. E questo è il fantastico paese dove sono nato, dove l'operaio non riesce a arrivare a fine mese, dove il guadagno finisce nelle tasche di chi si nutre delle nostre spese. Aumenti, somenti, liste terminabili per degli interventi. Ma se conosci il primario allora sei già tra i primi 20, altrimenti rischi di morire anche per un mal di denti. Amico svegliati, questo è il paese delle mille menzogne, dove una madre impazzisce, fa diventare famosa anche Cogne. Dove abbiamo città d'arte trattate come fogne, ma come si fa a essere positivi in un paese mosso da Guzzini? Dove governano cani e porci, benvenuti nel paese dei balocchi. Dove i conti spaventano le nostre notti, benvenuti nel paese dei balocchi. Dove
dove sono tutti benvenuti ai nostri porti. Benvenuti nel paese dei balocchi. Lavori nero, morti bianche, sangue negli occhi. Benvenuti nel paese dei balocchi. Nel paese dei balocchi. Mafia, corruzione, falsità. Le uniche parole nei vocabolari. Dove sei? In poltrona rimpiangendo gli europei. Ti lancio al tabacchi a pregare un sei. Italia, dove sei? Ti ho perso lungo i passi. Non esiste più fiducia, guarda sarà scazzi. L'innocenza giace nel fondo del cestino. E ti chiedi vale la pena di far nascere un bambino. Ecco il perché sono sempre più vuoti i nostri asili. Topi pervertiti coi videofonini. Uomini di chiesa cadescano i bambini. Come corone divide la TV. Tieni e sorridi che ti scatto una foto ricatto, puoi fidarti di me, io sono il gatto e lui la volpe, venite morite alla nostra corte, oh! Erba verde, strisce bianche, bilanci rossi, benvenuti nel paese dei balocchi, calciatori veli, un sacco di gossi, benvenuti nel paese dei balocchi, predatori, viaggi, sexy, parco, giochi, benvenuti nel paese dei balocchi, e se non ci credi guarda bene con i tuoi occhi, benvenuti nel paese dei balocchi, dove governano cani e porci, benvenuti nel paese dei balocchi, dove i conti spaventano le nostre notti, benvenuti nel paese dei balocchi, dove sono tutti benvenuti ai nostri porti, benvenuti nel paese dei balocchi, lavoro in nero, morti bianche, sangue negli occhi, benvenuti nel paese dei balocchi. Id Italia, la radio degli italiani nel mondo. Italiani nel mondo e soprattutto polacchi amanti del Made in Italy, forse non tutti sanno che il marchio un tempo francese Moncler è diventato un marchio italiano. Sì, questo è avvenuto poco tempo fa con una... un passaggio in borsa, ma quello che mi stupisce, io adesso non sono mai stato, o forse dai, diciamo diversamente, non ho mai pensato di potermi permettere il famoso Monclerino, e poi quando era di moda ai tempi dei Paninari io ero un dark, questi vestiti di nero, quindi c'erano tutti questi gruppi. Ora, se qualcuno è così gentile tramite Spreaker, l'applicazione che ci consente di essere interattivi in questa web radio che è molto più di una radio, quanto costa un piumino Moncler? Nel frattempo datemi il prezzo nella cazzo di moneta che vi pare più comodo. Sì, ma va molto bene, invece pare che stia svoltando e la linea nuova Moncler ha rigirato in borsa parecchi capitali. Io, non potendo permetterlo, potrei contattare degli amici un po' balordi di Quartogger e della Masina che magari mi procurano il famosissimo giubbottino. Ma attenzione, i nostri amici Tamarri sono tornati al lavoro, perché questa volta hanno deciso di far rinascere un grande momento della nostra infanzia, perché tutti noi, a parte Fabio Lisei che è notoriamente un gino, e non lo farò neanche adesso essendo un China, però ultimamente ti abbiamo visto pensare un attimino al Moncler, no. Bevanda. Allora ragazzi, non vale farmi venire la scimmia quando ho fumato. Ecco. Prendetemi da sobrio. Ancora. Noi da ragazzini, Leo, stiamo parlando di robe per giovani, noi da ragazzini eravamo vestiti da paninari. Ma parla per te Marco, io sono ancora un paninaro. Ma anch'io, scusa, guarda che scarpe giù su. Allora, tutto è nato dal mio Moncler color carta da zucchero. Sembravi il grande puffo. Ho comprato il Moncler turchese. Madonna mia. Paolo, ti manca una freccia bianca, sembri un senso unico. È bellissimo. E quindi abbiamo deciso di scroccare qualcosina e rompere i coglioni a tutti i famosi negozi di marchi, diciamo, legati al mondo dei paninari, ovvero i Tamarri. La crisi economica galoppa. Bisogna trovare un rimedio. Qualcuno che sistemi questa benedetta situazione. Ma lo Zodi 105 c'è qualcuno che ci pensa a sistemare le cose. Abbiamo ingaggiato anche oggi I Tamarri. The operator is busy at the moment. Buonasera. Pronto? Sì. Avete le giacche quelle con il gallo? Col gallo? No, non c'hanno la Moncler, è un ufficio qua. Ha sbagliato numero. Rispondi bene, che ti ho fatto una domanda. Mi devi dire l'indirizzo dove prendere la giacca. E cercatelo. Come cazzo stai rispondendo? No. Pronto? Sì, buongiorno. Salve, senta, io volevo acquistare una giacca. Scusi, non sono la Moncler.
c'è il mio numero di telefono sul sito, ma non è il giusto. Ma chi sei tu? Che metti il numero così su internet? Allora, aspetti, partiamo da un fatto. Non so da dove chiami, quindi fammi parlare. Io mi sono trovata, io ho un'attività pubblica. A me non interessa che nel momento in cui sto lavorando e non ho messo io il mio numero di telefono. Io devo comprare una giacca, hai capito? Se non me la vendi sono cazzo tuoi, hai capito? Pagliaccia. Ma stronzo, da dove vieni? No. Ma io ricordo che è meglio, scherza. So io dove vengo, pagliaccia. Pronto? Sono Massimino di Quartogiaro. Senti, ma allora non hai... No, non hai capito un cazzo, che tu hai parlato con mio fratello prima. Cosa ci hai detto al telefono, che stai in un angolo che sta tutto imbruttito? Gli hai detto che se le deve stare a Milano. Ma stronzo, ma... Guarda che chiappa la macchina, ma quelle ti spa. Ma siete talmente prevenuti che quando chiamate a Napoli vi credete di chiamare chissà dove, non state chiamando. Ma vai a rubare le vespe, basta. Sono molto più educata di te. Ma che cazzo, stronza sei tu. Monclar, buonasera. Com'è zia, tutto a posto? Com'è? Buonasera. Com'è zia che mi butti il telefono in faccia? Come? Mi hai buttato il telefono in faccia? Pagliaccia, fa anche la rima, oh, ti spacco la faccia. Ecco, ma chi è? Mi viene già da ridere, non ti sento, minchia. Senti, devo comprarmi il Moncler, sono Giovanni di Abbiategrasso. Sì, guarda, gli passo la mia collega. Vai, brava, così che ti spacco anche a te. Com'è? Pronto? Dimestichezza fatta a gambe, com'è? Ma chi parla? Sono Giovanni di Abbiategrasso, senti, io devo comprarmi il Moncler. Sì. Ecco, dove... Senti, io passo in negozio a prenderlo oggi pomeriggio. Sì. Ok. Ma noi siamo a Courmayeur. No. Vieni a Courmayeur. Vengo a Courmayeur, vengo col motorino, parto tra mezz'ora da Milano, passo a prendere prima Massimino da Quartogiaro, partiamo e veniamo su. E poi venite a trovarci. Veniamo su e ti spacco il negozio e magari, minchia, se mi piglia ti limono anche tra i piumini. Dai, no, davvero, io devo andare a servire gente. Minchia, va bene, va, ti lascio andare. Però dammi il numero di Milano. Vai. Allora, vai. 02. Sì, 02. Ti auguro una buona serata. Come ti chiami? Sabrina. Minchia, ce l'ho già duro. Ciao, Sabrina. No. Bottic Moncler Arben. Pronto? Sono Massimino di Quartogiaro. Prego, signore. Senta, mi devo comprare un piumino, però deve essere proprio il più bello di tutti. Ce n'è uno che costa tipo 4-5 mila euro. Ma 4-5 mila euro? No. Euro, detto, che moneta europea c'hai tuo? Franchi. I franchi? Ma dove ho chiamato? In tedesca? Svizzera. Cazzo, come ci vengono? Ci passa il motorino dalla frontiera? Il motorino? Sì. Come, che motorino? Scusi, signore. Allora, che non ci stiamo capendo. A me serve un giubbotto Moncler, siccome ce l'hanno tutti i miei amici che vogliono fare i galli di Dio. A me ne serve uno più bello di tutti. Allora lo sto cercando nei negozi quelli lontano. Ma io non lo so, signore. Io gli consiglio una volta di andare sul nostro sito internet. E poi vede lì che giubbotto che gli piacerebbe. Perché per me è difficile di sapere il gusto, non la conosco. C'hai ragione. Niente. Ma perché parli come Jocelyn? Parli come Jocelyn, c'hai tutto un accento da tipo della televisione, sei della TV. No, niente. Mia, sembravi uno, mica signore, mica che sei filippino. Vabbè, senti, faccio una cosa, vado sul sito della Moncler, mi scelgo il modello, poi ti richiamo, ti dico quale voglio. Perfetto. E tu, però, ci mettiamo d'accordo così, che lo lasci fuori dal negozio, io passo con lo scooter, me lo acchiappo e vado. Però non devi uscire dal negozio, perché se ti acchiappo ti spacco tutto. Va bene? Va bene. Ok, ciao, bello. Allo? Com'è? Au? Oui? Sei francese? Hai detto che scoppa papà? Cosa hai detto? Pronto? Chi è che scoppa suo papà? Pronto? Oh! Basta! Oh! Caprice de Dieu! Ma bu cosa? No. I tamarri! Ma hai dimenticato il pezzo più bello? No, quelle sono le Timberland, un'altra cosa. Domani le Timba, zia! Un saluto speciale dallo Zoo di 105 agli amici di Radio I di Italia. Oh mamma mia, oh. Fresh sound. Oh yeah, see you ready for this. His name is Tony, he's from Milano. He whispers softly in my ears in italiano. He never leaves me, cause I'm his Cinderella. He says that I'm his only one and molto bella. He follows everywhere I go and calls me baby. This little gigolo has got me going crazy.
touch you. But mama told me that Italians are macho. He says, come love me, don't listen to your mama. And I just hope that he's not gonna end in drama. He follows everywhere I go and calls me baby. This little gigolo has got me going crazy. I just can't get him off my mind, he's so amazing. My heart says yes, my mind says no, just let him go, go, go. Oh mamma mia, he's Italiano. He's gonna tell me a million lies. Oh mamma mia, he's Italiano. I know the way when I look in his eyes. Oh mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, ay ay ay. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. So sexy, ay ay ay. Let's go. So shake that thing up there, baby girl, play with your fancy hair. And I love the way you lick them lips. Here we go and start to share. I rock this club and you rock this dance. Girl, I think it's a bad romance. Gotta flip flop that, hell yeah. Crazy, and I rock this dance. So shake that thing, baby. I rock this club, lady. It's a bad romance, maybe. Yeah, yeah, yeah. Oh, mamma mia. Radio ID Italia News. Eh sì, per la cronaca dobbiamo ricordarlo che nonostante i tifosi del Galatasaray turchi volevano venire a fare i furbetti anche qua, sti turchi del cazzo, veramente non transigo, venite qua e vi sparo in faccia. Ecco, la stavo tirando fuori dal cassetto, chi mi conosce lo sa che sto parlando seriamente e la sto brandendo in mano in questo momento. Bella questa cosa, non ci avevo pensato, facciamolo in diretta. Ok? Si è sentito? Porca miseria! Abbiamo sparato in uno studio in diretta! Perché siamo troppo fuori! Troppo fuori, per fortuna era caricato a salve, però il prossimo è pronto per voi se volete. Ebbene amici, questo dedicato ai turchi proprio perché sei solo chiacchiere distintivo. E va bene, dai. Dicevamo, c'è una trasmissione che si chiama Maggioranza Assoluta, gestita dal tipo di Tiki Taka, non mi ricordo né il nome né il cognome, ma ieri l'ho seguita abbastanza carina con la Pivetti come ospite, e c'era uno juventino. Sì, buonasera, vieni qua e para il culo, caro DJ Medini, e vedrai quanto male ti fa. Vedrai quanto male ti fa l'arnese. Adesso non possiamo. Dai, mi diverto con voi. 9:34, la zanzara. Vai, Crucio. Sentiamo cosa hai da dire con. Bello, lo sparo in diretta. Allora, caro Parenzo, introduciamo un ospite di questa sera. Parliamo un po' di calcio, non solo di calcio, con la frase che ha fatto incazzare molti tifosi della Juventus, e non solo molti tifosi della Juventus, sai che domani c'è Juventus-Napoli, come dimenticavo, e soprattutto ha fatto incazzare gli arbitri italiani, addirittura ci sono delle cause in corso, l'Associazione Italiana Arbitri, cioè insomma l'associazione che raduna tutti gli arbitri, giusto, vuole portare in tribunale il nostro amico Paolino Liguori, che è attualmente direttore del TGCOM 24, come? Cioè è uno dei dirigenti di Mediaset, vabbè, il quale però parla anche moltissimo di calcio,
è, devo dire, anche una persona competente per quello che riguarda il calcio, molto tifoso, un grande tifoso della Roma, molto anti-juventino, molto anti-juventino, lo dichiara apertamente di essere anti-juventino, e se n'è uscito su una radio napoletana, e non solo su una radio napoletana, anche durante la trasmissione Tiki Taka, che io modestamente frequento, con una frase che secondo me ha veramente dell'incredibile, perché io non ci posso credere che il signor Liguori pensi fino in fondo questa roba qui. Cioè, non posso pensare, non lo so, risentiamo. Non ho certezze, ma ho una sequenza statistica di pochi errori decisivi di Rizzoli sempre in quella direzione, e non soltanto con una o con l'altra squadra. Quando sbaglia è in malafede, perché... No, ma non dico che è malafede, comunque questa cosa della fede, malafede e buona fede, dovete farla finire, dovete farla finita nel calcio, di dire non è possibile che nel calcio ci sia la malafede. Nel calcio ce n'è di più che in altre attività umane. Il Napoli gioca meglio della Juventus, è più forte della Juventus, è in testa alla classifica, c'ha due punti di distacco, è sicuro, matematico, voglio farci la mia scommessa che ci sarà un errore arbitrale allo stadio. No, Paolo, no, Paolo. Direttore, dai. Dite che sono un visionario, dillo. Giampiero Mughini con noi, Giampiero. Eccoci, buona serata, carino. Eccola. Allora, ti fanno schifo queste frasi? No, sai, io conosco Paolino, credo, da, non so, 40 anni. Allora? Lui era un ragazzo irrequieto qui a Roma, eccetera. Queste sono puttanate allo stato puro, figlie di una malattia di cui lui soffre, cioè? Che è una malattia grave, cioè che è l'anti-juventinismo. Cioè, queste frasi, come ho detto lì alla trasmissione che tu hai citato, ma chi ha detto in fondo? Sono frasi che denotano uno stato patologico della propria coscienza, della propria anima, della propria sensibilità. Sono una serie di puttanate che insultano la sua intelligenza, perché poi Paolo se ne intende di calcio, ecco, appunto. Ma è talmente accecato, capisci? Quando uno ha una malattia, ma che ha detto di grave? Scusami, Giampiero, alla fine, ha parlato di malafede, ha detto una frase che per me è rivelatrice. Lui ha detto che ci sarà un errore. Vabbè, ha fatto una battuta, una scommessa, vedrete che ci sarà un errore. Ma era ci sarà una battuta. Sicuramente un errore, ha detto che Rizzoli farà un errore. Quella era una. Quella era una battuta. Arbitrare... Era una puttanata. Ma è una battuta, Giampiero. Ma battute le puttanate. Ma perché non riusciamo a distinguere? Quando si parla di calcio ci sono puttanata. Questi nervi scoperti, per cui una battuta diventa un incidente di non fare il gioco che ti devi opporre. No, perché stiamo parlando dell'inaudito. L'inaudito, addirittura stiamo parlando di una partita di calcio, Giampiero mio, chi se ne frega. Vabbè, cioè, ma che c'entra? Dire... Ma tu non dai importanza. Ma non è vero, è la società, non è il calcio. Ma però dai, su una David, cosa ha ragione. Ma adesso non mi interessa di difendere Liguori. Secondo me lì ha fatto una battuta e basta. Ma non è battuta, era serissimo, non è la battuta. Quando parla di calcio, Liguori è serissimo, non fa mai battute. È più serio quando parla di calcio che quando parla di Berlusconi. Lì scherza palesemente, se no non parlerebbe in quel modo. Quando parla di calcio invece è serio. Esatto, bravo. Quando parla tu dici no, ma quello assolutamente, cioè quando parla di calcio è veramente è serissimo. Cioè crede in quello che dice. Tu dici invece quando parla di Berlusconi, quelli credono nel Corano, lui crede in quello che dice, cioè nelle puttanate anti-juventine, perché ripeto, un ragionamento si può sempre accettare, una puttanata no. Tu dici che è proprio ossessionato, è proprio una malattia, è una cosa patologica. Sì, detto questo, però siccome l'ultima notizia è quella di cause, di querele, eccetera. Se mi chiamano, io vado in tribunale a testimoniare pro Paolino. Bravo. Gli dico è pazzo, è malato, come dovete pazzo? Perdonare. Cioè, tu dici c'è l'infermità mentale. Cioè, è discriminante. Ma sì, non è in grado di intendere di volere. No, ma come? Lui quando si mette a parlare della Juve non è in grado di intendere e di volere. Io gli voglio bene, diteglielo. Però tu vai in tribù, tu dici vado a testimoniare per lui perché dici ragazzi non lo potete condannare. Ma cioè, non dai, su via. È pazzo, ma è se pazzo. Si dovessero condannare tutti i tifosi ammalati di anti qualcosa,
Io, come forse sai, credo di essere l'unico giornalista che è stato condannato per aver criticato un arbitro, anzi sicuramente, io poi non parlo mai male degli arbitri, sì. Ma questo naturalmente deriva dal fatto che la giuria mi aveva in antipatia. Ma poi questa cosa qui che non interessa a nessuno, francamente solo noi, no? Malati, o i malati, no, no, del calcio, no, dico questa, questa cosa di chi arbitra, se Orsato o Rizzoli. Ma chi cazzo se ne frega? Cioè, al certo punto Liguori oggi ha detto, querelarmi, l'AIA mi dovrebbe ringraziare perché ho caldeggiato la designazione di Orsato per Juve-Napoli. Ma che caldeggi, ma che deve caldeggiare, dai. Non insistiamo contro Paolino che non c'è, dai. No, vabbè, non insistiamo. Parenzo lo difende dicendo no, tutto il diritto. Ma Parenzo non difende niente, no, Parenzo ho detto, straparla. Ho detto semplicemente che quella mi sembrava una battuta. Su una cosa invece ha certamente ragione Liguori. Ma su che quando cosa? Dice che nel calcio rimanda per cortesia quel nastro registrato. Ma non c'è audio, nessun nastro, dice Berlusconi. Fai l'audio, quel nastro vabbè, registrato. Allora? In cui Liguori giustamente dice che nel calcio c'è ancora più marciume che non nel resto della società. Se tu non ci capisci niente. Ma chi ti ha detto che non ci capisco? Questa è una vulgata che si dice in giro. Ma che c'entra su è come dire che Berlusconi non si intende di donne. Ma io che c'entra il marciume? Restiamo al punto. Paolo Liguori, che per carità è un amico mio, eccetera, ha detto una cazzata pazzesca. Quello è l'arbitro. Peraltro poi si è fatto male. Molti hanno speculato sul fatto che si fosse fatto male. Tu ci credi a questa cosa dell'infortunio pilotato, Giampiero? Che vuol dire l'infortunio pilotato? Cioè, molti dicono si è fatto, in realtà non si è fatto male Rizzoli, sai che arbitrerà la fine Orsato, no? Ah, no, questo lo so benissimo, no, figurati, ma sono cose che non esistono. Ma figurati se Rizzoli, uno che ha arbitrato la finale di non mi ricordo quale cosa importantissima. Del mondiale, ma sono del mondiale, dell'ultimo tieni mondiale. Presente, tieni presente, Giuseppe, che la civiltà contemporanea è una civiltà che dà a tutte le cretinerie diritto di cittadinanza. Vabbè, questo però è anche una cosa positiva, non è negativo. Io lo trovo anche positivo. Tu lo questo. Trovi positivo? Io lo trovo positivo, altrimenti... Cioè, vivere in mezzo all'imbecillità ti sembra positivo? No, però c'è una protezione nei confronti dell'imbecillità. Tu puoi dire che c'è Giampiero Mughini, io non mi metto temo tra quelli che non dicono, dicono imbecillità, spicca tra l'imbecillità. Ma cioè, sì, ma uno emerge. Che dica questa cosa... Cioè, io ti dico semplicemente, gli pago il cachet, mettimelo davanti, e io lo cucino al ragù, l'imbecille, lo cucino al ragù, perché l'unico destino dell'imbecille è di essere cucinato al ragù in un confronto leale. In questo caso si è comportato da imbecille, Paolo. Sì, ma ti ripeto, io non voglio usare questo aggettivo nei confronti di Paolino. Lui è malato. È malato. Devi capire, quindi ci vuole un medico, un psichiatra, uno che intervenga, gli metta la mano sulla fronte. La nostra ambulanza potrebbe servire in questo caso. Torniamo tra qualche istante con Giampiero Mughini. Noi siamo sempre mughiniani, tu un po' meno, Parenzo, non sei molto mughiniano te. No, ma io... Ma di solito tu hai posizioni, per esempio sulla politica, molto simili. Tra poco parleremo di Grillo e dei 150.000 euro. La penso come Mughini su Grillo, anzi, forse anche peggio. Tra Parenzo e Cruciani non riesco a decidere chi è più cretino. Matti, come ti chiama la mamma quando combini qualche marachella? Cruciani puzzolente. Ma tu hai capito chi è Cruciani? Cruciani cattivo puzzolentone. Siamo al top. Siamo al top. Qui è bisogna chiamare telefono azzurro. Uso politico dei bambini. Uso politico dei bambini. Hashtag io sto con Liguori. Forza, twittate. Hashtag io sto con Paolo Liguori. Allora, mi scrive un signore, è stata Noemi a voler portare i nastrini sul palco e alcuni le sono andati dietro, prenditela con lei, ma io non me la prendo con nessuno, ognuno fa quello che vuole, può portare tutti i nastrini del mondo. Io dico che se la gente si è indignata, qualcuno, naturalmente non tutti, io per esempio mi sono, non dico indignato, ma ho detto che secondo me Maroni non lo doveva fare, cioè di mettere la scritta Family Day al pirellone, no? Perché ha utilizzato un bene pubblico che è la regione Lombardia, no, che ma non è di Maroni. Ha speso anche elettricità, quei soldi. Vabbè, nostri, quello che vuoi, per scrivere Family Day, per come dire, opporsi alla legge Cirinà e per sostenere quello che dicono al Family Day. Ma che vergogna. Allora, gli stessi poi dovevano indignarsi perché sul palco di Sanremo è stato consentito l'utilizzazione di un bene pubblico che è Sanremo, pagato da noi col canone, eccetera, eccetera, e con le tasse, questa esibizione dei nastrini. A me non me ne frega niente dei nastrini, ognuno fa quello che vuole, però è la stessa cosa, non ho sentito l'indignazione, eppure anche lì il sostegno ad una legge, la legge Cirinà, va benissimo, io sono a favore, però, amici miei, non è che si possono usare due pesi e due misure, no, dai.
Vabbè, siamo con Giampiero Mughini, come avete sentito. Che fa? Ha scritto Liguori? Sì, ma ha scritto Liguori. Che ha scritto Liguori? Dai. Preferisco teppista che pazzo. Siete stalinisti, no, amico mio, adesso siete stalinisti, sì, capito? Un po' Giampiero... è un processo sommario. Ma no, tu l'hai difeso, dai. Ha siete... ragione. Preferisco ragione, teppista poi. Che pazzo. Chi è che ha detto teppista? Non ho capito. Giampiero, tu hai detto teppista, no? No, io ho detto pazzo, hai detto no, pazzo. Ho detto malato, malato di un morbo grave. Malato di un morbo grave, preferisco teppista che pazzo, vabbè. Teppista, se... non... teppista. Nessuno di noi... ma poi non si può pensare, Paolo, non è un teppista. Ma no, ma io com... la ma questione... Auriemma, cosa pensa di questo dicendo? Che c'entra Auriemma? Ma cosa c'entra, dai, lascio. No, perché Auriemma, lo prende in giro. Ma cosa c'è? Conto aperto evoca Auriemma. Ben inteso, invece, Peppino, io sono d'accordo con te, quelli lì di Sanremo sono degli esibizionisti da due soldi. Sì, sì. Beh, degli esibizionisti da due soldi sentono un vento nel tempo e cercano di sfruttarlo. Poi se tu li metti fronte a fronte e gli dici ma lo sai di che cosa esattamente stiamo parlando? Non lo sanno, la maggior parte non lo sanno. Poi però quell'altro che mette sul pirellone, quella è veramente, quella è cialtroneria. Uso sì, il termine sì. Cialtroneria. Sì, ma io sono d'accordo con te in tutti e due i casi, perché non c'è bisogno che... Ma no, poi ognuno pensi quello che vuole, però diciamo i luoghi pubblici, le scenografie esatto. pubbliche devono restare neutre. E devo dire anche Sanremo è una scenografia pubblica, non c'è niente da fare perché è un programma in, su Rai 1 pagato con i soldi nostri. Ma poi sono dei, ma cosa porti lì? Ma pensa a cantare bene, ma dai, sei pagato per cantare bene, non per manifestare un luogo comune, dai. È così, è così. Senti, volevo sapere quello che pensavi della vicenda dei 150.000 euro di multa. Ma sai, è una sbrucconeria all'ennesima. Tu sai che non esiste, non c'è, non è legale. Cioè, la Costituzione italiana, sì. che non sarà la più bella del mondo, ma è la nostra Costituzione, impedisce questa cosa. Dice che l'eletto, l'eletto fa le sue scelte, fa il suo destino, fa il suo cammino, indipendentemente dall'origine elettorale da cui proviene. Questa è la Costituzione italiana, sia buona o cattiva possiamo discuterne sino a domani mattina, ma questa è la Costituzione italiana. Quindi che un capo partito elenchi 10 punti che ciascun suo rappresentante è una sbruffonata da quattro soldi, come tutto quello che riguarda il Movimento 5 Stelle. Però scusami, qualcuno dice che è come se, siccome il cambio di casacca, cambio di casacca non è così, la politica è una cosa diversa. No, d'accordo, però i cambi dei gruppi parlamentari è comunque una malattia italiana. Perché negli ma altri... non una malattia, una realtà. Vabbè, però è anche, sgradevole, Giampiero. Io leggo, tu Peppino Cruciani, sei eletto nel partito dei minchionisti europei. Sì, cosa poi nel partito dei minchionisti europei succedono delle cose e tu ti dissoci, cammini per le tue strade, vai altrove, altri pensieri, eccetera. Ma non ci sarebbe stata la politica italiana se non fosse stata. Però tu la metti, in maniera molto, Giampiero, bonista. Prego. Cioè tu dici. Beh, tu dici sì, uno c'è. A me, tu capisci, della classe politica italiana non me ne frega un beato cazzo. Assolutamente. Questo per evitare. No. C'è di Dorina Bianchi, mi pare si chiami così, che ho visto che è stata lì partiti, in una trasmissione. Non me ne può fregare un beato cazzo. Sono stato chiaro o sono stato ambiguo? No, molto chiaro, mi pare. Molto chiaro. Non è quello il punto. Tu difendi un principio. No, ma ha ragione Mughini. Tu difendi un principio, che è quello che ognuno... è un principio, è una Costituzione. Sì, che uno non c'è vincolo di mandato. No, ma poi c'è anche questo. Ma come si fa tu dici, io do 150.000 euro a Casaleggio e Grillo... Se un domani il partito fa una puttanata, è beneficenza. E non posso cambiare idea. Ma che siamo matti? Che ma non è posso pazzesco, cambiare. Ma è una roba che non sta ma al mondo. Ma cambiare idea. Loro non è che è questione di cambiare idea, loro non hanno nessuna idea. Loro si attrezzano ogni volta per il momento e così via, certo. E poi litigano con tutti quelli che hanno un minimo di personalità. No, ma è una forma di estorsione. E guarda che è una forma tecnicamente di estorsione delle idee. Ma non prendono un centesimo. Loro non prenderanno un centesimo, perché è illegale. Io non posso fare un patto con David Parenzo, David, e gli dico tu alla Zanzara devi parlare bene di Brigitte Bardot. Non posso fare questo patto. Però scusami, uno come Di Battista, che pare che adesso è venuto fuori come possibile sindaco di Roma, o con possibile candidato, anche se lui smentisce, dice
che in realtà è giusto, perché noi dobbiamo porre fine a questa cosa qua delle persone che poi... Ma smetta di parlare di cose di cui non sa nulla, non ci sarebbe la politica italiana, il PSIUP nacque da una scissione del PSI, la gente era stata eletta per essere socialisti e fare quindi la politica più o meno del Partito Socialista, in realtà nel Partito Socialista c'erano tre partiti diversi e uno a un certo punto, ma che cosa vuol dire? Ho capito Giampiero, ma c'è gente però che cambia c'è gente che cambia 4-5 partiti semplicemente per mantenere la poltrona, diciamo la verità, non per principio. No, non è per principio, capito? Non è per principi altissimi. La Costituzione. Vabbè, dici che non mi potete rompere le balle su cose che sono ovvie. Vabbè. Se c'è la Costituzione. Comunque, per chiudere il discorso, Paolo... Ma Emma, su questo tema, ad esempio, basta, cosa penserà Emma su questo? Paolo, ma che c'è? Ma non parliamo degli assenti, parliamo dei presenti. Però, a proposito, esaminiamo il caso Parenzo. È risolvibile? Secondo me no. No. Secondo me pure non è risolvibile. No, non è risolvibile. Però, a proposito di assenti, Liguori dice: sotto Stalin tutti malati di mente, cioè t'ha dato dallo stalinista in pratica. Perché... Sì, però è vero che poi ha detto... noi a Paolino perdoniamo tutti. E poi non mi sottometto alla Juventus, questa è... ma che cazzo c'entra? Lui aggrava la sua situazione. Non mi sottometto, ma chi te l'ha chiesto? Non mi sottometto al potere della Juventus. Ad aggravare, cioè come un imputato che dicesse non solo l'ho ammazzato, ma ci provavo piacere. No, ma la cosa incredibile è che non mi sottometto alla Juventus. Volevo segnalare al professor Liguori. Al potere della Juventus. Sì, d'accordo, certo. Però volevo segnalare a Liguori che avevano designato per questa partita non uno scalzacani. No, il miglior arbitro del mondo. Hanno designato quello che ha arbitrato la finale dei mondiali di calcio. Ma non ce n'è pure da discutere, Peppino. Ma di che parliamo? Ma la cosa che mi stupisce è che tutti, anche l'Associazione Italiana Arbitri, è andata dietro a Liguori dicendo è uno scandalo. Ma uno scandalo di che? Io testimonio a favore di Paolino in tribunale. Per infermità mentale, però. Assolutamente. Ciao Giampiero. Ciao David. Più zanzara e meno pubblicità. Radio ID Italia News.
ce fanno sapere. Noi ci puzzamme e fammo sanno tutto quanto, e invece ci aiuta, ci buffano i caffè. Una tazzule, le caffè, che sigaretta coppa per un pare, che stanno chi ne sbaglia, fanno solo un brugno, salisciano, si battono, si pigliano il caffè. E noi passamme e vai, noi non potremmo su. Tazzule le caffè, acconcia bocca chi non può sapere, e noi ti rammannanzo che rulure e panza, e invece ci aiuta a buffare i caffè. Tazzule le caffè, che sigaretta coppa per un bere, saizza nei palazzo fanno cose pazze, ci girano, ci votano, ci vengono i tassi. E noi passamme e vai, qui non potremmo supportare, e chi sti invece era una mare. Sono lisciato, sono fatto, non so mangio la città. E noi passamme e vai, qui non potremmo supportare, e chi sti invece era una mare. Sono lisciato, sono fatto, non so mangio la città. Un saluto speciale agli amici di Radio ID Italia.